Buongiorno amici, io sono al parco. Oggi è uscita una bella giornata, quindi un bambino un po' agitato era mo' parco e ho baciato io per via del ciuccio, quindi siamo un po' qui al parco. Non ce n'è più. Se l'è portato Esma. Ti ricordi che se l'è portato Esman? E niente, siamo qui a parco e ci sono altri due ragazzi, ma fanno un po' gli stupidini. E adesso sto aspettando il grande, così almeno facciamo giocare un po' piccolino e poi andiamo a casina. Io sinceramente mi sono accorta che sono veramente gonfiata e stra gonfiata, quindi da domani dieta. Dieta, assolutamente dieta, farò esercizi in casa e preferisco perché sono gonfiata troppo. Tra il lavoro perso, tra il fatto di stare a casa della quarantena, ci siamo gonfiati un po' tutti, quindi domani dieta. E niente, qui c'è un po' di venticciolo, però fa caldo e c'è il sole. E niente, oggi sono andata a fare la spesa, c'è abbastanza gente in giro, anche in centro. Adesso sono andata a comprare due cose e quindi c'era abbastanza confusione, ecco. Le persone stanno iniziando un po' più adesso a uscire che quando c'era la quarantena. Comunque, ripeto, noi qua in Germania, cioè almeno io dove abito io, non abbiamo risentito né la quarantena né il coronavirus. Anche perché da noi ci sono stati pochissimi casi, sulle 47, quindi di morti mi sembra solo due e di ospedali un po' di più, no, ventina mi pare. Comunque, non sono stati così tanti come in Italia, poverini, mamma mia. Io penso che gli italiani ne stanno molto risentendo quest'anno, madonna mia. Troppo, troppo. Comunque, adesso aspetto mio figlio e facciamo giocare piccolino e dopo vediamo cosa facciamo. Buongiorno. L'orecchia solo, però. Aiutatemi, vi prego. Buongiorno, oggi è un altro giorno. Io ieri non ho filmato. Loris, già i miei capelli fanno schifo. Come vedete, piccolino mi deve sempre toccare le orecchie e nel frattempo mi tira anche i capelli. Mi fa un male poi. Ho fatto un piccolo giretto, sono andata al DM, ho comprato i pannolini a mutanda perché sta avendo problemi con quelli a strappo, perché ogni volta che glielo tolgo gli fa solletico, quindi li ho evitati. Ecco, si suona. E niente, poi sono rientrata e sono andata a un negozio che si chiama Eurolade. A tutto 1 euro e quindi ho comprato questo per fare le bolle, ma già l'ha letteralmente svuotato. L'altro grande figlio. Poi ho comprato i tre bicchieri da 1,10 euro, vi faccio vedere la dimensione, non è molta, però per tre persone vanno bene così. E poi ho comprato un'altra macchinina perché ho voluto la macchinina. Comunque, questo Eurolade mi salva sempre perché diciamo che hanno tutto. Non ho ancora filmato dentro. Dentro il negozio non ho filmato, però vorrei qualche volta filmare. Vediamo se non mi beccano. Vorrei filmare un po' dentro e vedere, vi faccio vedere cosa hanno. In pratica hanno quasi tutto, letteralmente tutto. Poi niente, ieri sono andata da uno e mi sono comprata questi pantaloni che non vi ho fatto vedere. Pantaloni, ecco.
10 euro e vengono dall'Italia. Perché le cose che vengono dall'Italia. E niente, adesso prepariamo da mangiare e poi vediamo il da farsi. Da farsi. Comunque, niente. Questi giorni sono un po' qua, un po' là, un po' su, un po' giù. Infatti oggi mio marito deve andare a tagliare, deve andare a vedere per tagliare un albero. E porterà il piccolino con sé. E poi penso di andare un po' in giro qua e poi basta. Vediamo cosa facciamo oggi, di preciso. Io, in pratica, rotto. Si è rotto. Benissimo. Comunque, ci sentiamo dopo, ci aggiorniamo dopo, vediamo cosa mangiamo, cosa facciamo. Ciao! Voglio farvi vedere che mio figlio mi ha portato questa bella cosa, vediamo se si vede perché non si vede niente, stanno volando. Hanno fatto, infatti, a 1,10€ mascherina a Eurolad. Infatti io la volevo prendere ma non sono riuscita. Ecco, è fatta un po' di stoffa e si può lavare e ritualizzare. Infatti quella che io ho utilizzato, questa qua, cioè, la musica, mi fanno il band. Vi faccio vedere, io ho l'altra che usa e getta. Madonna, buio, buio! Usa e getta, come queste qua. Usa e getta e mi è costata ieri, no, l'altro ieri 1,50€. Però non mi è piaciuto perché la ragazza in pratica mi ha preso la mascherina, eccola qua, questa qua è la mia. Mi ha preso la mascherina e me l'ha data così con le mani, così, in pratica, senza protezione, senza niente. Invece queste sono nella plastichina. Io la apro, è disinfettata già e tutto. Non riesco a capire perché in farmacia me le hanno... Vabbè, è farmacia, però siete puliti e tutto, però cosa vuol dire? Magari le tue mani sono sporche e mi dai la mascherina a me così. Non mi è sembrato un po' igienico, ecco, di quella fase lì. Adesso vado a mettermi un po' di crema nei capelli, di maschera nei capelli, mi lavo i capelli e poi vediamo il da farsi. Oggi è una giornata un po' così, una giornata esce il sole, entra il sole, esce il sole, entra il sole. Magari dopo vado al parco con il piccolino perché ieri siamo stati, però poi ho filmato un pezzettino, infatti l'avrete visto, ho filmato un pezzettino e poi ho dovuto staccare perché sono venuti altri bambini, un'altra bambina piccolina, quindi non mi è sembrato il caso di registrare ancora perché comunque ci sono dei minori. Io decido io per mio figlio, quindi ecco, il fatto è quello. Adesso vado a passarmi la mascherina, la crema, la maschera, perché i miei capelli sono secchi. E poi ci vediamo dopo, vediamo cosa posso cucinare, cosa posso fare. Io sinceramente sarei a dieta perché ho mangiato un sacco. Ieri quando ho comprato i pantaloni, questi mi stanno benissimo, ma è da 42, quindi io avevo prima una 38. Tra gravidanza, tra la quarantena, tra eccetera, la mia coscione sono ricresciute, quindi vorrei togliermi questi coscioni. E niente, che dirvi, spero che ci vediamo dopo e vi aggiorno dopo, vediamo cosa facciamo di mangiare, cucinare, eccetera, eccetera. Spero che state passando un buon periodo, anche se quelli in Italia non stanno passando un buon periodo. Io continuo a vedere televisione, cioè sul telefono, e ragazzi siamo proprio messi male su in Italia. A me dispiace molto, se potrei li aiuterei tutti, ma purtroppo ci vuole che mi aiuta a me. Quindi, con tutto che sono in Germania, però vabbè. Ah, volevo farvi vedere anche cosa ho comprato al TM. Ho comprato questo sapone che è di disinfettante.
Io pensavo che era il classico disinfettante, quello che metti nelle mani, passi tipo a gel. Invece non è quello perché ho letto sbagliato. Però va bene lo stesso perché in pratica è antibatterico. Quindi laviamo le mani con questo. Infatti adesso lo vado a mettere in bagno. Poi ho comprato questi tipi di pannolino, che io prendo questo qua, Baby Love. O prendo Pampers o prendo il Baby Love, ma io ho preso queste che sono a mutanda, così glieli infilo e basta, perché questi qua a strappo sta avendo molti problemi, perché ogni volta che lo cambio, glielo tolgo, si gratta, 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 quindi ho evitato. Comunque, ci vediamo dopo. Amici, io sono qua con il mio piccoletto. Te lo resta a casa. Purtroppo la fase ciuccio non ha funzionato e li ha scoperti e adesso sto aspettando il prossimo passo per rinasconderli e andare avanti con la questione ciuccio via. Comunque, sto cucinando per mio marito. Sì, sono le 4 ragazzi, sono le 3 e mezza, ma lui arriva alle 4, quindi vuole mangiare perché ha fame. Questo è brutto, è un aceto, amore, aceto balsamico bianco, vuole bere. Fa schifo, no? No. Comunque, vediamo dopo cosa facciamo. C'è la Coca-Cola. E niente, Anche così, anche. c'è anche la borraccia, vedete? E quindi siamo qua. Aiutatemi per favore, perché non so cosa fare al piccolino, perché è sempre in giro per casa a fare niente, a gridare e a urlare, a piangere. Purtroppo è così. Comunque, niente, sono qua. Sto aspettando mio marito e vado a fare la spesa e vediamo cosa prendo. Se vado lui, se vado io. Vediamo un attimo. Comunque, ragazzi, che dirvi? Dopo farò un video a parte sempre per YouTube. E tratterrò l'argomento lingua in Germania. Vediamo cosa mi esce fuori questo video. Questo è un vlog settimanale, quindi farò degli spezzoni. Lo chiamerò proprio così. Vlog settimanale. Comunque, andiamo avanti. E niente. Adesso cucino e poi vi aggiorno dopo cosa facciamo dopo. Per dire per lo più, buonasera, sono le 7 e io mi ritrovo al parco con i miei due figli e il suo amico, come avete visto nel video. Stanno divertendo un po', stanno giocando e io nel frattempo sono qua che rifletto per qualche video speciale, però non saprei che argomento fare, ecco, ci devo pensare, perché quello della lingua l'ho già fatto almeno un pezzettino, quindi quello delle paghe l'ho fatto e quindi no, va.
Allora, buonasera. Sono le 8 e noi siamo tornati a casa. Metto gli occhiali così almeno mi vedete un po'. Siamo tornati a casa. Piccolino sta guardando un po' di TV. E niente. Vai, ti prendo Cicci. E niente. Siamo qua a casa. E abbiamo mangiato un po' di anguria e sinceramente adesso lo metto un po', faccio giocare un po' con le sue macchinine e poi lo metto a letto. Aia, mi sono scrocchiata le dita. Niente, tra un po' ci dirò un altro video dove spiegherò un paio di cose, vediamo se mi riesce un po' la memoria di fare, così carico questo video e poi domani o dopodomani carico l'altro video, o magari prima carico quello poi girerò ancora un po' di questo. Quindi scendi, mamma mia, in questi giorni è veramente tremendo, tremendo. Io non lo so come fanno gli altri a fare. Ci sono quelli che fanno 5, 6, 7 figli, 8 figli. No, per la carità di Dio. Andiamo a prendere il ciuccio. Il ciuccio. Eccolo qua. E niente. Guardiamo. Mi farò male i piedi. Sotta. E niente, noi siamo qua a casina, speriamo in un venerdì, dobbiamo andare per una casa, quindi speriamo, croce le dita, e si vedrà, quindi vediamo, adesso guardiamo un po' di film e poi facciamo il latte e lo mettiamo nel letto. Comunque, io non ho, non so, domani dobbiamo andare da una sua amichetta, così la mamma mi dà alcuni vestiti da bimba. Alcuni vestiti da bimba, così li distribuisco a chi ne ha bisogno, visto che comunque vanno, non preferiamo non buttarli, ecco. Quindi andrò dalla sua amichetta, quella che ha conosciuto al parco, e poi lo farò giocare un po' con lei, perché in questi giorni, essendo che lei deve partorire un maschietto, esce e non esce, ecco, perché fa un po' fatica, perché la bambina ha 2 anni, quindi fanno fatica. E niente, adesso proseguiamo, girerò l'altro video e poi vediamo cosa farne di queste 2 giornate o 3 giornate, 2 giornate che giro. Quindi io sinceramente vi saluto qua, vi mando un grosso bacione, grazie per seguirmi e ci vediamo in un prossimo vlog. Sempre, se avete domande e commenti da fare qui sotto nei commenti, se mi volete cercare e seguire in un'altra parte, sono su Instagram con Tiziana in Germania come il canale, o se no su TikTok Tiziana in Germania tutto attaccato 3. E niente, ci vediamo alla prossima, ciao!